Inaugurazione presso la CIP di Ascoli Piceno del nuovo auditorium sala conferenze, un momento al quale hanno preso parte i sindaci delle due province facenti parte della CIP, ovvero quella di Ascoli Piceno e quella di Fermo, tante le autorità presenti, il presidente dell'ATO e tante altre, per un momento che ha visto appunto fare il punto della situazione dopo il referendum del voto sull'acqua proprio qui nella sede di Ascoli Piceno. Oggi non è il coronamento, è l'inizio per un miglioramento dell'ente, perché ritengo che ci sono ancora ampi spazi di miglioramento per dare un ulteriore servizio ai cittadini, per dimostrare che privato è bello, ma il pubblico può in modo assoluto garantire un servizio di ottimo livello, come abbiamo dimostrato in questi ultimi mesi. Che datano la mia presidenza, però mi sembra anche giusto, doveroso e corretto ricordare chi prima di me ha gestito questo ente. Ritengo anche che la cosa più importante è quello di vedere e di far vedere ai cittadini, ai nostri concittadini della città di Ascoli e di Fermo, delle due province, che comunque il denaro pubblico viene speso con grande accuratezza, quindi i soldi di queste bollette d'acqua, così alle volte criticate, sono spese con grande diligenza e grande attenzione. Siamo con Stefano Straci, presidente dell'ATO. Allora, presidente, la CIP oggi inaugura una sala conferenze che è un po' il simbolo del confronto del territorio. E poi comunque come ATO, quindi ente che collabora strettamente con la CIP, quali sono le prospettive future anche dopo un referendum che c'è stato come quello dell'acqua? Siamo fiduciosi che si possa proseguire con una gestione pubblica ma che sia efficiente, di qualità ed economica, perché siamo convinti che se il pubblico sa fare bene il proprio mestiere, sa fare meglio di quello che può fare un privato. Siamo con il sindaco di Fermo, Nella Brambatti. Allora, sindaco, il comune di Fermo è uno tra i principali protagonisti con la CIP insieme ad Ascoli Piceno, un bacino ampio, quello dove la CIP presta servizio e opera, una risorsa sicuramente per la gestione delle acque nel territorio. C'è una grande sensibilità da parte dei cittadini, chiedono che l'acqua sia un bene pubblico e di fatto demandano la responsabilità della gestione ai sindaci e agli enti locali. Il bene pubblico va tutelato da un ente pubblico. Questo ente come si deve sviluppare per il futuro? Quindi quali basi porre per partire da oggi in poi? Ma sicuramente il CIP SPA dovrà confermare quel binomio efficienza-efficacia che ha sempre caratterizzato la gestione anche degli altri anni prima di Alati e che appunto consente oggi alla comunità di guardare a questo organismo di gestione, a questa società come a un esempio che conferma che in realtà il pubblico non può e non deve essere per definizione ricondotto a un'idea di scarsa efficienza e comunque di persone per di giorno che non riescono a fare ciò che è dominio esclusivo del privato. Del resto io voglio ricordare questo, proprio confidando nella tradizione gestionale del CIP, molti ascolani, me compreso, abbiamo lo scorso weekend votato sì del referendum sull'acqua perché partivamo più che da posizioni ideologiche, da posizioni che pragmaticamente riguardavano il CIP, che è stato un esempio di come il pubblico non per ciò stesso è un ente che spreca soldi e risorse. Il CIP ha rappresentato quindi lo spunto per il quale l'intero comune di Ascoli, tutto il consiglio comunale esprimesse all'unanimità, prima ancora del referendum, il proprio convinto sì al mantenimento della gestione in house dell'acqua. La vita dell'uomo dipende dall'acqua, non soltanto perché il nostro corpo è in gran parte fatto di acqua, ma perché la nostra vita, io sono figlio di un agricoltore e sapevamo bene cosa vuol dire l'acqua, sia l'acqua che poteva mancare oppure era troppo abbondante per le piogge, quindi la nostra vita era sempre, come dire, a contatto con questo elemento. Poi i miei studi biblici mi hanno portato a vedere ancora di più come la Sacra Scrittura dia tanta importanza all'acqua. Andando nelle zone della Bibbia, che sono in gran parte zone di deserto, allora trovare un pozzo voleva dire avere il binomio acqua uguale vita.
Una sala all'avanguardia, all'insegna della tecnologia, ma anche quali sono stati gli altri criteri che appunto l'hanno ispirata nella progettazione? Ma fondamentalmente non abbiamo fatto altro che completare uno spazio che già avevamo progettato un po' di anni fa, quindi abbiamo completato con gli arredi e con dei controsoffitti e con delle apparecchiature acustiche e tutte le strumentazioni necessarie per una sala assemblea. E dopo il taglio del nastro del nuovo auditorium, della nuova sala conferenze dove ci troviamo in questo momento, si è proceduto all'appello con tutti i sindaci delle due province di Fermo ed Ascoli per l'approvazione del bilancio CIP.